Mentre a Udine sono iniziate le riprese del film di Marco Bellocchio, ispirato alla vicenda di Eluana Englaro, da Gorizia rimbomba forte un appello pro vita, pro life. Nell'Isontino servono strutture per i pazienti in stato vegetativo. Ce ne sono una decina e forse anche di più nella provincia e le famiglie sono lasciate sole. Non tutti vogliono staccare la spina. A prendere posizione è Nadia Scotti, presidente dell'associazione Oltre per Rivivere dell'Arcidiocesi di Udine e madre di Marzio Rizzato, ridotto allo stato vegetativo dal 26 dicembre 2005, quando venne colpito da un gravissimo infarto. E mio padre e mia madre mi volevano... Come madre di un ragazzo di 37 anni al momento, aveva nel 2005, aveva 37 anni, aveva un male di schiena e io penso, sì, è un po' difficile dire, ma insomma i soccorsi non sono stati molto veloci. C'è una causa in piedi che non so come andrà a finire, come purtroppo in Italia è così, e sarà archiviata. So, ci sono delle responsabilità, ma non ho speranze in quel senso, non faccio conti in quel senso. Mi piacerebbe avere il ragazzo in casa, il padre per la bambina, vorrei avere mio figlio che mi curi lui, non io o suo padre i volontari curare lui e gli altri, perché il reparto di dove si trova mio figlio non è a Gorizia, io sono di Gorizia, il reparto di mio figlio è a Cividale del Friuli. A Cividale del Friuli è l'azienda sanitaria friulana, devo dire la verità, mi ha dato molto ascolto, ci ha dato ascolto, ci ospita nell'ospedale civile di Cividale e se tutto va bene inizierà, sarà la prima residenza dedicata che fa da pilota, diciamo, per questi ammalati, perché io li chiamo ammalati, li chiamo pazienti, ma li chiamo anche cittadini, perché sono cittadini che hanno lavorato, che hanno versato contributi, che hanno votato, che hanno partecipato alla vita politica, sociale, in tutti i sensi, se non loro le famiglie. Invece vengono visti soltanto come costi. Sento ancora l'odore di mio padre e mia madre su questa croce nelle notti d'estate. Nadia Scotti ricorda che gli articoli 32 e 38 della Costituzione italiana garantiscono pari dignità di tutti gli esseri umani, l'inviolabilità dei diritti fondamentali, primo tra i quali è la vita e il diritto alla salute. In particolare, il secondo comma dell'articolo 38 sancisce il diritto a essere curati con mezzi adeguati alle esigenze di vita. A questo compito devono provvedere organi o istituzioni predisposti o integrati dallo Stato. Il piano regionale prevedeva entro il 2008 l'istituzione, come in altre regioni, Veneto ed Emilia-Romagna, di residenze dedicate, tutt'oggi purtroppo non attive, per l'assistenza, il recupero psicofisico di questi pazienti e psicologico dei loro familiari, che il più delle volte hanno perso proprio l'unica fonte di reddito per accudire l'ammalato. Purtroppo c'è bisogno di personale dedicato, personale qualificato per poterli assistere, cosa che manca del tutto assolutamente nelle strutture sia pubbliche che private. Ora con questa mia associazione abbiamo dei volontari che ci aiutano nelle sedi dove sono questi pazienti che hanno bisogno di cure un po' diverse da quelli che sono per esempio nei reparti di medicina acuti o in strutture di case private. Questi avrebbero bisogno, la legge lo dice, di residenze dedicate, con personale dedicato, con l'aiuto del psicologo per la famiglia, perché ovviamente la mancanza viene a mancare immediatamente una persona in famiglia e non sai se questa persona è
viva o ti capisce o non sai, sul primo momento ti trovi impreparata, no? Sei frastornata, è come uno tsunami, lo dico sempre nelle mie occasioni più importanti, che ti sconvolge la vita tua, della famiglia e della persona stessa ovviamente. Allora, come presidente abbiamo fatto questa associazione sperando di poter portare avanti un progetto, a parte che è tutelato dall'articolo 32-38 della Costituzione, ma un progetto che è già stato portato avanti dal 2008 dalla Regione Friuli Venezia Giulia, per costruire per una rete di residenze dedicate per stati vegetativi minima coscienza e anche per quelli che hanno la SLA. Ora, questi ammalati si trovano, l'ho detto recentemente nella consulta regionale a Trieste, quando è stato fatto una consulta a livello anche nazionale, che si trovano in reparti un po' posticci e devo assolutamente ringraziare tutto il personale che è in questi reparti, che si trovano un surplus di lavoro perché questi hanno un lavoro diverso. Allora purtroppo devono subentrare le famiglie negli ospedali, altrimenti si trovano a casa. Il mio unico amore, a volte penso che sia finita. Mi risulta che nel Friuli Venezia Giulia ci siano quasi 120 casi di persone in stato vegetativo o minima coscienza, dislocate circa metà e metà tra le famiglie e gli ospedali. Ora, le famiglie e anche quelli che sono a casa, io lo dico sempre come se fossero state condannate all'ergastolo, perché anche un'ora d'aria l'ergastolano ce l'ha gratis, mentre se tu devi avere a casa devi essere 24 ore su 24 con la persona, e anche quelli che sono nell'ospedale il personale non può, quindi la famiglia deve supportare o i volontari che riusciamo a tirare su. È proprio allora che comincia la salita per fantasia. A dire la verità, per essere onesta, la Regione Friuli Venezia Giulia, io devo dire solo un ringraziamento all'assessore Kosic e devo dire ancora una cosa che ci manca molto perché ci è stato molto vicino, è forse la prima regione, se non la seconda in Italia, che provvede con degli aiuti economici per le famiglie dei gravi gravissimi che li hanno a casa. Quindi c'è una sensibilizzazione. C'è uno sforzo da parte della regione, quindi. Sì. Se devo dire la verità, c'è uno sforzo, ma non è sufficiente forse. Perché gli altri, quelli che sono sparsi negli ospedali e poi gli ospedali non li possono tenere sempre, allora devono andare a finire nelle case di cura che non sono adeguate o che purtroppo hanno dei costi molto elevati. Io so di gente che ha dovuto persino vendersi la casa, io so di gente che fa molta fatica ad arrivare a pagare la retta, cioè c'è un problema anche economico purtroppo, oltre al lato affettivo, al lato di mancanza, che senti questa mancanza, cioè è una cosa un po' diversa, non so, dico una cosa brutta, muore. Sai che non c'è più niente, ma qua quando io arrivo da mio figlio e magari piange o magari mi fa un sorriso o lo sguardo suo, che io lo conosco bene come madre, e mi dice, come per dire, mamma ma cosa faccio qua? E io mi ricordo soltanto che un neurologo di Udine, il dottor Biasutti, al quale devo molto ed è una persona che si occupa di questo problema, delle reti che dovrebbero sorgere nella regione, mi ha detto, quello che noi leggiamo sui testi, sui libri, non lo capiamo se non gli occhi dei familiari di una madre lo capisce di più di... Il grido di aiuto di Nadia Scotti arriva mentre a Udine si gira il film sulla vita, o meglio sulla morte, di Eluana Englaro.
Inizialmente, quando sembrava ci sarebbe stato un finanziamento regionale per le riprese, la signora Scotti e la sua associazione si dissociarono subito dal film, chiedendo che i soldi venissero utilizzati per creare posti letto dedicati a questi particolari pazienti. A prendere le distanze anche il presidente della provincia di Udine, Pietro Fontanini. Adesso si sta girando un film in contraddizione con quanto aveva detto il signor Englaro, il quale aveva detto dimenticate la storia, la mia storia, non parliamone più, e invece è addirittura un film, quindi andiamo su una esposizione mediatica molto forte con un film che girerà sulle sale in Italia, penso nel mondo, per parlare di questa vicenda e probabilmente con una posizione che è a favore di quella che è stata un'eutanasia con questo caso. Noi ci sentiamo veramente, non dico umiliati, ma certo messi in un contesto che non è il nostro, perché ho detto tante volte, l'ho detto quella volta, che non doveva venire a Udine a portare sua figlia, il signor Englaro, perché era accudita dalle suore, stava bene dove stava. Hanno scelto questa città, qualcuno ha contribuito poi ad creare logisticamente i presupposti per portare in un centro per anziani come La Quiete a morire Eluana. È stata una cosa gravissima che il popolo friulano non ha accettato e non accetta. Ma il finanziamento non si darà, perché c'è stata una posizione chiara dal Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, è stata votata una mozione per impedire che la Regione finanzi questo film, e su questo penso che la Regione sarà coerente a mantenere una decisione presa democraticamente dal Consiglio regionale per non finanziare questo film. È un film che certo c'è la libertà, se uno vuole narrare questa vicenda può farlo, però le istituzioni pubbliche come la provincia, perché anche noi avevano chiesto degli spazi per poter utilizzare durante le riprese, noi li abbiamo negati perché non condividiamo l'ispirazione di questo film. Io non ho trovato nella mia vita persone che vogliono morire, tantomeno ho trovato persone che vogliono morire che sono giovani. Ma soprattutto quello che vorrei notare è che noi siamo fatti per la vita. Noi lottiamo tutta la nostra esistenza per riuscire a combattere le malattie, per rendere più felice la nostra esistenza. Secondo me il problema è che si fa un po' di confusione, ossia si ritiene che la vita sia felice semplicemente quando abbiamo abolito qualsiasi sofferenza. È vero, la sofferenza ci può deprimere, ci costringe in fondo a limitare, a togliere la nostra libertà, però la sofferenza è anche parte della nostra esistenza. Quando noi abbiamo un grande obiettivo siamo anche disposti ad accettare la sofferenza. Ovviamente sono contrario a qualsiasi accanimento terapeutico, però anche qui facciamoci una domanda. Dinanzi a questi stati di coscienza limitata o di bassa coscienza, che cosa possiamo dire? Possiamo osservare innanzitutto che la medicina negli ultimi anni sta facendo degli enormi progressi, per cui arrischiamo effettivamente, se si volesse spegnere queste vite come qualcuno vuole, arrischiamo di spegnere delle vite che possono assolutamente rinascere. Allora la mia domanda è: possiamo noi avere il coraggio, dinanzi a questo dubbio, di non far nulla e di lasciar morire delle persone, o addirittura in forma più attiva trovare il modo, affamandole, di farle morire? E la risposta alla domanda forse la troviamo all'interno della storia di Alessandro. Quando di mattina risveglio, guardo mio figlio negli occhi, vedo che con quegli occhi mi fa un cenno di sorriso e non sorride a chi vuole la morte. Giancarlo è papà di Alessandro Pivetta, 27enne di Pordenone, è entrato in coma il 15 agosto 2005 a seguito di un incidente stradale. Dopo 3 mesi di ricovero ospedaliero ha cominciato a muovere gli occhi pur restando in stato vegetativo. È seguito un periodo di cure e assistenza alla casa dei risvegli Luca De Negris di Bologna.
Oggi Alessandro vive in stato di semicoscienza e comunica attraverso il battito degli occhi e il movimento della mano destra. E come sta oggi Alessandro? Basta guardarlo in volto per capire che vive, vive realmente. Questa storia incomincia nel 2005, quando Alessandro è uscito una sera, come tante altre, con gli amici in discoteca per una serata in allegria. Era uscito tutto ben tirato, passato delle ore in bagno per sistemarsi come fanno i ragazzi e niente, ci siamo salutati con le solite raccomandazioni, stai attento, non bere, non correre, le solite cose che facciamo tutti noi genitori. La mattina ci siamo, soprattutto Giancarlo, lui si sveglia presto, si è svegliato alle 5 e non l'ha visto sul letto. E abbiamo cominciato a preoccuparci. Poi l'ansia si faceva sentire sempre di più e così abbiamo cominciato a chiamare carabinieri, polizia per vedere se era successo qualcosa. Abbiamo chiamato anche a Lignano per vedere se per caso erano in spiaggia a dormire, perché a volte succedeva anche che si fermavano a dormire. Ci hanno tranquillizzati dicendo che non era successo niente, che stranamente quella notte non c'erano stati incidenti. Dopo un quarto d'ora invece ci chiamano dall'ospedale di Porto Gruaro dicendo che appunto c'è stato un incidente, che non era niente di grave, insomma comunque di andare. Allora ci siamo vestiti di corsa, quando siamo arrivati il medico ci dice però guardate che questo ragazzo è grave. Questo ragazzo è in coma. Quando abbiamo sentito la parola coma è stata proprio una doccia fredda, anche perché ci ha tolto proprio anche la capacità di pensare in quel momento, cioè come se il cervello in quel momento si fosse annebbiato. Siamo trovati di fronte a un ragazzo inerme, con il volto tumefatto, però non rispondeva a niente, lo si chiamava, lo si accarezzava, però lui non dava nessun segno di vita. È stato trasportato poi a Mestre perché era un ospedale specializzato in neurologia, è stato ricoverato lì e da subito la situazione era molto, molto grave. Tanto è vero che i medici avevano detto che dobbiamo aspettare almeno le 72 ore che sia fuori pericolo. In quelle ore abbiamo pregato tanto perché abbiamo detto Signore lasciacelo, non importa come, non importa quando, però ho detto lasciacelo ed è stato così. Dopo le ore così lui si è stabilizzato e non dico che ha cominciato a risvegliarsi, perché si è risvegliato dopo un mese e mezzo, ha cominciato ad aprire gli occhi. E dopo un mese e mezzo ha cominciato ad aprire un occhio, poi pian pianino ha aperto anche l'altro. Allora corri, fai, pensa a quello che puoi fare, a quello che senti in televisione, sai, si sveglia con la musica, si è svegliato sentendo gli amici, cioè, le provi tutte e ci siamo dati da fare per trovare un centro di riabilitazione dove poterlo portare. Insomma, dove l'avete trovato? L'abbiamo trovato a Bologna, al Maggiore. E a novembre siamo partiti, siamo andati al Maggiore, lì ha cominciato una serie di analisi, di riabilitazione. Qualcosina cominciava a rispondersi, pur poco, però qualcosina faceva. Poi probabilmente sono stati fatti degli esami, hanno visto che forse c'era qualcosa come attività cerebrale, allora c'è stata proposta la Casa dei Risvegli, che è un luogo, non è un ospedale, ma è una casa dove viene accolta anche tutta la famiglia,
si fa un percorso insieme a loro e si impara innanzitutto ad accettare quello che è successo e poi imparare a gestire per un domani che si torna a casa. E lì è stata veramente una grossa fortuna, diciamo. Sempre a Bologna. Abbiamo cercato di ricreare il suo ambiente, perché comunque ci hanno permesso di appendere delle foto. Lui poi, che aveva la passione dei cappellini, avevamo tutta una serie di cappellini appesi alla finestra, per cui ognuno che passava e vedeva tutti questi cappellini, è appassionato, allora dà un cappellino, dà un altro cappellino, insomma siamo arrivati a casa con una montagna di cappellini. E poi è bello perché si crea un clima di amicizia, di serenità anche con le famiglie, no? Un confronto. La sera, per esempio, quando si mettevano a letto loro, noi ci trovavamo poi tutti insieme a bere una cioccolata, una camomilla, poi si rideva, si scherzava per quello che insomma era possibile. She won't forsake me. Oggi giriamo con degli amici, andiamo in vacanza insieme. Siamo stati a Lourdes con il treno dell'Unitalsi, siamo stati in montagna, abbiamo fatto le tre cime di Lavaredo spingendo la carrozzina per il sentiero, abbiamo fatto il passo Lagazuoi con la cabina via a 2700 metri di altitudine e siamo andati a Sharm el Sheikh. Ragionando con gli occhi della fede, con il cuore, questa è stata la nostra spiegazione. Se Dio ha permesso questo, c'è un motivo che magari al momento non riusciamo a comprendere, ma che però stiamo comprendendo man mano che stiamo andando avanti. Infatti grazie ad Alessandro sono sorte delle cose belle. L'associazione per Alessandro Amici di Ale nasce nel 2009, maggio 2009, un paio d'anni dopo che siamo rientrati a casa. Nasce perché? Perché quando siamo rientrati da Bologna, dalla casa degli svegli, ci sembrava di essere nel deserto, no? Dalla cattedrale essere arrivati nel deserto. Nel deserto, e questa era una cosa abbastanza forte per noi perché avevamo tutto, perciò, ma soprattutto ci vedevamo sfuggire dalle mani tutto quel lavoro che era stato fatto a Bologna. E Loredana ha detto prima che Alessandro stava in piedi. Alessandro effettivamente stava in piedi con 3 ore al giorno di fisioterapia. Alessandro stava in piedi e rispondeva anche. Questo è una cosa che oggi non succede più. Non è più possibile. Perché? Perché la fisioterapia è una cosa molto ma molto importante. Anche solo un'ora e mezza, un giorno sì, un giorno no, no, come fare, niente, vuol dire solo fargli del male, basta, a mio avviso. E sono d'accordo con me anche diversi medici, dove invece tanti altri medici per motivi economici danno delle risposte che sono fuori da tutta la realtà, tutta la realtà. E allora noi da questo punto di partenza abbiamo così, ci siamo detti perché non facciamo un'associazione, perché non proviamo a portare qui anche questa casa dei risvegli, e l'associazione è nata, ha 5 soci fondatori, fra cui il parroco nostro. E è nata prima di tutto con un obiettivo molto importante, quello della Casa dei Risvegli, no? A Pordenone. Oggi siamo anche molto avanzati, perché abbiamo sia il progetto già approvato, abbiamo il terreno donato dal comune, perciò basta la regione che dia quella parte, che faccia la sua parte, in un certo senso. Ma ci è stato promesso di sì, perciò noi siamo anche molto convinti che questo avvenga, e credo anche nella prima metà di questo anno. Perciò il nostro progetto sarebbe quello di far posare la prima pietra il 7 di ottobre, che è la giornata nazionale dei risvegli, e
proveremo, però laddove la regione non diventasse sorda da questo punto di vista, ci stiamo attivando proprio per coinvolgere il privato per questo progetto, che è un progetto da 5 milioni di euro, cioè un progetto abbastanza sostanzioso e molto ambizioso anche per la regione, credo, perché insomma in regione non esiste una situazione del genere, ma non solo nella nostra regione ma neanche nel Triveneto. E un altro di obiettivi è stato, il secondo obiettivo è stato quello di formare dei volontari per andare a supporto laddove nelle famiglie ci siano delle situazioni tipo questa, tipo la nostra. E un terzo obiettivo, un obiettivo un po' anomalo, ma per noi molto ambizioso, è quello di aver comprato un camper e averlo trasformato per un disabile. Perciò l'ha comprato l'associazione con le proprie forze, senza nessun contributo, e questo ci teniamo a dirlo, ci è costato intorno ai 50.000 euro, no? E l'abbiamo trasformato e oggi è pronto per il disabile, che sia disabile ovviamente, lo può avere gratuitamente per una settimana, 10 giorni, un fine settimana, 15 giorni, un mese. Se il camper è libero può stare via quanto vuole, perciò gratuitamente, no? E come ho detto prima, noi abbiamo pregato il Signore perché ce lo lasciasse in qualche modo, e ci siamo ripromessi che avremmo fatto di tutto per farlo star bene. Non sappiamo fino a quando ce lo lascerà, non abbiamo idea, però viviamo giorno per giorno, cerchiamo di dare il meglio ogni giorno che passa. Per cui non pensiamo a quello che sarà domani, cerchiamo di pensare a oggi. Oggi viviamo, domani un altro giorno si ricomincia da capo. Però riflettendo molto su questi progetti che Dio ha anche per noi, e il progetto che ha per Alessandro, per la nostra famiglia, perché a volte attraverso anche le sofferenze nascono delle cose molto, molto belle. Il fatto di non esserci chiusi in noi stessi, di aver messo anche Alessandro in un certo modo in piazza, ma non per farlo compatire, non per esporlo a dei giudizi, ma proprio per far capire che comunque la vita è anche questa, va vissuta. Ormai quello che è successo non lo possiamo cambiare, però possiamo offrirgli qualcosa ancora. Lui c'è, è presente, è vivo, per cui è nostro dovere dargli quello che gli spetta. Stare in mezzo alla gente non vuol dire essere sempre perfetti. Da le cose, le croci da portare, però ti dà anche i mezzi per poterla sopportare. Nessuno può portare un carico che non è capace di sopportare. Che fantastica storia è la mia.